Ciao a tutti, oggi prepareremo i cornetti bicolore. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono: per il lievitino, farina di tipo 0, zucchero, latte, acqua e lievito di birra. Per l'impasto, farina di tipo 0, farina di tipo manitoba, zucchero, vanillina, uova, burro, sale, essenza di brioche o essenza di arancia e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, il lievito di birra, la farina e lo zucchero. E azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Adesso lasceremo riposare il composto per una mezz'oretta all'interno del boccale chiuso con il coperchio e il misurino. Trascorsa mezz'ora, il composto è ben lievitato. Adesso con l'aiuto della spatola lo sgonfieremo un po'. Aggiungiamo il burro, le due farine, le uova, lo zucchero, l'essenza di brioche o di arancia. Pizzico di sale, la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. L'impasto è pronto, rimuoviamolo dal boccale e dividiamolo a metà. Abbiamo diviso in due l'impasto, circa 550 grammi ciascuno. Una parte l'abbiamo messa da parte, l'altra l'abbiamo lasciata nel boccale. Adesso aggiungeremo il cacao amaro. E il latte. E facciamo impastare per 2 minuti a velocità spiga. Dopo l'impasto al cacao è pronto, adesso li divideremo sia l'impasto al cacao che quello bianco in due parti e li posizioneremo in una teglia rivestita con carta da forno. Dopo aver diviso ulteriormente i due impasti, adesso li copriremo con un canovaccio e li lasceremo lievitare per almeno 2 ore. Sono trascorse 2 ore, i nostri impasti sono ben lievitati, adesso inizieremo a stendere il primo impasto bianco. Una volta steso il primo impasto, proseguiamo così per tutto il resto degli impasti. Abbiamo steso tutti gli impasti, adesso abbiamo ripreso l'impasto bianco che andremo a spennellare con del burro.
completato con il burro, andremo a cospargere con lo zucchero. A questo punto prendiamo un impasto nero e sovrapponiamolo a quello bianco. Cerchiamo di coprire tutti i lati. Spennelliamo anche questo strato col burro. Completiamo con lo zucchero, cospargendo tutto lo strato. Adesso sovrapporremo l'altro strato bianco. Cospargiamo anche questo strato col burro e lo zucchero. Completiamo sovrapponendo l'ultimo strato. Questo strato non lo dovremmo spennellare con burro e zucchero. Adesso, sempre con l'aiuto del mattarello, andremo a stendere l'impasto. Abbiamo steso l'impasto su un piano un po' più largo. Adesso andremo a dividerlo e a ricavare dei triangoli. Ricaviamo i triangoli. Una volta ritagliati i triangoli, adesso andremo a formare i cornetti. Arrotoliamo i triangoli su se stessi. È importante che la punta del triangolo rimanga sotto. Posizioniamo il cornetto su una teglia rivestita con carta da forno e proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto. Una volta formati i cornetti, copriamoli con un canovaccio e lasciamoli lievitare per un'altra ora. Trascorso un'ora, i cornetti sono lievitati ulteriormente. Adesso li cuoceremo in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15-20 minuti circa. I cornetti bicolore sono cotti. Lasciamoli intiepidire prima di servirli. Cornetti bicolore. Grazie e alla prossima ricetta.